Benvenuti nelle viscere, guardiani. La missione è semplice, ma non per questo meno infida. Dobbiamo recidere la connessione di Kalus alla piramide. Dovrete seguire la via per il luogo di recisione e piazzare degli amplificatori. Corpo, come sopra sul Leviatano, gli incubi si manifestano anche sotto. Il tuo assume la forma di Uldren Sob. Resistigli. Ogni amplificatore rafforza la recisione nella connessione del Leviatano all'oscurità. Comitato di benvenuto lealista più avanti. Forse c'è modo di aggirarlo. Il viaggiatore ti ha fatto rinascere per questo? Siamo assassini. Non ripudiarlo. Uccido solo se necessario. Giusto. Ammazzi solo chi se lo merita. Come lo psionico di Kaiato. Quello è stato un errore. Per fortuna vi ha rimediato Saladin, proprio come faceva Mara. Si aggira per l'interviura del mio Leviatano. Questa appendice meccanica è in pessimo stato di manutenzione, incapace di vedere la grandiosità del tuo volto coraggioso. Vieni ora, più vicino, fatti assaporare. Un'altra trappola. Io mi terrei a distanza. La nostra missione viene prima di ogni cosa. Riesco a sentirti, portatrice di luce. Il nostro ultimo incontro fu ostile. Ti perdono. Accoglimi. E io condividerò con l'avanguardia meraviglie che neppure la tua misera luce può superare. Permettimi di aprire la tua mente e il tuo corpo, come accadde a me. Voltati e accetta con gaudio quello che verrà.
più avanti c'è una barriera. Le spore del guscio consentiranno il passaggio. Abbiamo entrambi incontrato resistenza, guardiana. Dubito che abbia avuto problemi quanto te. L'ho vista all'opera. Almeno io non sono morto. Dai la resurrezione per scontata. Ricordi come implorato Momara di salvarci, di renderci insonni mentre scivolavamo via dall'esistenza. Ma non stai mai zitto.
guardiana. È il tuo secondo amplificatore. Bene. Il corvo indossa bene la maschera dello stoicismo, ma so che il suo incubo lo sta logorando. Dunque, guardiana, il corvo vuole essere me oppure teme di esserlo già? C'è una terza opzione? Struggersi nel miserabile limbo della tua vita? Gli infami ti trascineranno nella mia, prima o poi. Quegli elixni meritavano di riposare in pace. Io non avrei mai agito come te. Li abbiamo fatti rinascere. Dato loro una seconda occasione. Pensavo che appoggiassi le seconde occasioni. Il blocco è rimosso. L'energia d'arco è stata deviata attraverso un condotto vicino. Venivano quegli infami. Te l'ho detto. I nostri figlioli prodighi che tornano al padre. Non li senti che chiamano? Perché ci hai abbandonato? Oh, ma quanto risentimento! Ci puoi scommettere. Avevi tutto. L'hai mandato in fumo per lei! Dalle ceneri sei risorto tu. Un guardiano. Nobile. Ammirato. Perfino da lei.
Sono pronto a finirla qui. Per questo hai cercato tanto di ricordarti di me, uccellino? Per poter mettere Uldren al rogo e dimostrare la tua indipendenza? È la cosa giusta da fare. Devo farlo. Quanti fallimenti nel fare la cosa giusta prima di accorgerti che il nostro fervore ci si ritorce sempre contro. Mara ti aveva completamente in pugno. Tutto ciò che faccio è perché lo voglio io. Certo. Il risultato è lo stesso, no? Ti sei fatto a brandelli finché della tua umanità non è rimasto più niente. Che ti è piaciuto? Eccola la differenza. Ti prego, eviteresti questi piagnucolosi moralismi con lo sprone giusto. Ci sei già andato vicino. Ecco perché scappi. Io non scappo. Vedremo. Il nostro retaggio chiama. Padre. Terribile lama si manifesta dalla mia editrice. Ce la faccio!
puoi sopportarlo. Terribile lama si manifesta dalla mietitrice. Ficrul è solo, odiato, proprio come lo eri tu. Puoi aiutarlo, ma tu non vuoi, perché sarebbe un altro passo verso di me. Ed è anche il motivo per cui non aiuti nostra sorella, dopo tutto ciò che Mara ha fatto per noi. Io non voglio il suo aiuto! Non è un duello, Corvo. Accetta le sue parole, ignorale, superale. No! No! Mi divertirò a estirparlo dal mio io. Provaci. Rimetterò radici ancora e ancora finché non avrai altro che me. Io... Eris, che cosa faccio? Ritirarsi non è una debolezza. Respira. Riproveremo. Datti tempo. Scusa se ti ho deluso.